Ciao a tutti, benvenuti a Mascucciamo, io sono Elena e oggi vi parlo dei 6 libri che ho intenzione di leggere a febbraio. Allora, 6 libri sono un traguardo audace che spero di riuscire a tagliare e vi dico subito quali sono questi libri. Ne ho inseriti 6 perché alcuni sono libri brevi che si leggono in poco tempo, però comunque vedremo, non so se riuscirò a leggere tutti. Comunque iniziamo. Il primo libro che vorrei leggere, che rientra nel mio buon proposito per il 2017, vi piazzo il video per i buoni propositi qui sopra, è di leggere più graphic novel, e di leggere questo Green Manor, 16 affascinanti novelle criminali, edito Bao, che mi ha regalato il consorte. Non era per Natale, ma era forse durante i suoi regali dell'affetto, non mi ricordo, comunque in periodo natalizio. Il volume è bellissimo, è fatto proprio bene, sembra tipo anticato, e anche i disegni sono molto belli, vedremo cosa ne sarà. Poi vorrei recuperare un'altra lettura della maratona shakespeariana dello scorso anno, che è Giulio Cesare, che è uno dei 12 libri di Shakespeare che non sono riuscita a leggere lo scorso anno. In tutto lo scorso anno ne ho letti 10, mi restavano Sogno di una notte, no, La dodicesima notte, che ho letto a gennaio, adesso vorrei leggere Giulio Cesare e infine dovrei leggere Re Lear, che ho saltato, anche quello l'ho saltato. Anche questo non si legge moltissimo, per cui spero di riuscire. Poi tutti gli altri sono ebook. Allora, inizierei con La signora delle camelie, che è già in lettura. È una lettura abbastanza veloce, quindi conto di finirlo a breve. Se sentite rumori è Tori che gioca con la pallina. conto di finirlo a breve. È una lettura inaspettatamente bella, mi sta piacendo tanto. Poi un altro libro che vorrei tanto leggere è, che ho su Kindle, è se non mi ricordo il titolo completo perché qua ho scritto solo Mangle Street, però sarebbe il primo volume della serie di Villa Saturn. Casomai vi scrivo il titolo completo, dovrebbe essere tipo I misteri di Mangle Street, La maledizione di Mangle Street, una cosa del genere. Comunque è un giallo, vedremo, non lo so. Le copertine di questi libri sono bellissime, però appunto mai giudicare un libro dalla copertina. Poi, infine, devo leggere un libro per thriller nord, però ancora non ho scelto quale, quindi insomma sarà un thriller al solito, però vedremo cosa sceglierò, cosa c'è da leggere. Infine, vorrei leggere un libro che ho visto essere piccolino, per cui penso di leggerlo in poco tempo. È il libro di un esordiente che mi ha scritto e mi ha chiesto appunto di leggere e recensire il suo libro. Lei è Francesca Lesnoni e il titolo del libro è Solo l'amore. Generalmente io non accolgo richieste di questo tipo, ma per un motivo ben preciso, perché di solito quando mi sono arrivate richieste di questo tipo erano sempre libri fantasy. Come sapete, a me il fantasy non piace, per cui non so, mi sembra da un certo punto di vista controproducente che un emergente mi faccia leggere un libro che già a priori so che al 70% non mi piacerà perché non mi piace il genere, per cui comunque direi anche palle in fantasy, quindi insomma anche un po' per tutelare loro preferisco non leggerli. In questo caso credo si tratti di un romanzo sentimentale, spero che vada bene anche questa. Detto questo vi saluto, spero che queste letture saranno interessanti e soprattutto spero che vengano portate tutte a termine. Vi rimando al prossimo video, ciao!